Wella ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale. Rieccoci qui di nuovo con Ship Graveyard Simulator 2. Ragazzi, ho visto che il terzo episodio vi è piaciuto, quindi ho deciso ragazzi di potervene portare ancora qualcuno. Non so ancora quanto potremmo andare avanti. Dunque, ragazzi, allora, innanzitutto saliamo a bordo del nostro macinino qui. E dunque, allora, io ragazzi ho preso un altro rottame. Infatti stiamo andando adesso, eccoci qua. Allora, vediamo innanzitutto ragazzi i nostri contratti. Dunque, allora, l'Amaru vuole tessuto, estintore e kit di pronto soccorso. Urama vuole ferro, olio e strumenti a parete, armadietti in metallo. E Xardas vuole un botto di roba. Quindi iniziamo a vedere un po' con i tessuti. Raccogli questo. Aspetta, butta via. Ole, a posto. Dunque, cerchiamo di salire su. Ok. Eh no, scusa, aspetta. Siamo cascati di nuovo qua sotto, ma non mi pare una cosa buona e giusta, buon uomo, scusi, Lasci fare. Che cavolo, questo qua mi sa che non lo posso nemmeno prendere. Volete sapere perché? Perché ci manca la scala. Ci manca la scala. Ok, vabbè, comunque. Iniziamo a tagliare qui adesso. Ok, allora questo qua è fatto. Vediamo un po' di tagliare l'altro all'altro lato. Ed eccolo qua. Perfetto, anche questo è andato. Ora, vediamo un po'. Da dove possiamo iniziare? Allora, io direi di iniziare dal piano superiore, però al piano superiore mi sa che non ci possiamo andare nemmeno, perché come detto ci mancano le scale. Ci mancano le scale perché prima di iniziare questo episodio, ragazzi, ho voluto vedere un attimino com'era il relitto. E diciamo che non è tanto grande, è abbastanza buono, però nel iniziare a smantellare purtroppo le scale sono cascate, sono cadute. A posto pure questo qui. Vediamo un po' qua. Allora, qua abbiamo un po' di roba, va bene. Qua non c'è. Sì, c'è questo qua anche da tagliare. Aspetta, no, occhio. Passa qui. Olè. Ok, a posto. Dunque, come detto, ragazzi, purtroppo sopra non posso andare. Io direi di iniziare a smantellare questo motore. Quindi dammi questo qui, il flexino. Ok, uno è andato, l'altro eccolo qua. Ole, ottimo. Che cos'è che lo mantiene ancora? Vediamo un po'. Di lato? Allora, cambio strumento. Ah, devo chiamare praticamente la gru. Forse perché non lo può prendere per il fatto che c'è ancora il elemento sollevabile. Allora, forse evidentemente perché c'è ancora il solaio qui. Allora, questi due ragazzi li abbiamo tolti. Adesso cerchiamo anche di smantellare questa parte. In modo che posso. Ok, perfetto, ottimo, è andato. Raccogli tutto. Allora, già 80 kg e va bene. Ce la facciamo così? No, aspetta, butta via tutto. Ole. Dovrebbe. Sì, ok, ce la dovrebbe fare. Dunque, raccogli. Ah no, aspettate, mi sa che con il piano superiore possiamo andare direttamente di qua. Senza che smantelliamo il motore. Cerchiamo di. Che cavolo, mo' ho detto cerchiamo di salire su. Senza far cavolate. Ok, ottimo. Allora, tessuto 7 kg su 10, naturalmente. Quindi, aspettate un po'. Oppela. Ok, no, scusi. Scusi, buon uomo. Cerchiamo di arrivare anche dall'altro lato? Sì. Ok, buono. Dunque, c'è un passaggio qui piano piano, stretto stretto? Ma che? Niente, ragazzi. Non mi posso nemmeno abbassare più di tanto. Però io mo di qua non ci passo. Per poter arrivare là sopra c'è la scala. Ok, perfetto, ottimo, ce l'abbiamo fatta. Voilà. Perfettissimo. Questa qui, ragazzi, non la vado ancora a togliere. No! E meno male che io ho detto, mo questa qui non la vado a togliere perché posso almeno salire su.
intanto però m'ha fregato. E niente, signore, niente. Non c'è niente da fare. Tacchede e niente, ma tocca sul solaio. Se noi... No, vabbè, il solaio adesso ancora no. E niente. Tutto perché cosa? Perché non ci sono ste maledettissime scale che sono cadute. Dai, devi saltare, maledetto strunz. Aspetta, va. Salta qua. La risalta e niente. Prima ce l'abbiamo fatta senza batter ciglio e adesso... Mi caschi di sotto così, come se non ci fosse un domani. Dai, e niente. E non ce la fa più, ragazzi. Non ce la fa più a salire. Porca di quella. Iper porcaccia. E niente, ragazzi. Tocca sul soffitto. Vediamo un po'. Ok. Se resto fermo qui. Olè, a posto. Fatto, fatto, fatto. Recupera e recupera. Allora, il nostro carrettino, eccolo qua, perfetto, ottimo, butta. Allora, tessuto ancora ben 7 kg su 10. Dov'è che lo vado a recuperare adesso l'altro? Vediamo un po'. Spacca fuori tutto, recupera e butta tutto. Ale, perfetto. Ok, ottimo, recupera. Aspetta, questo qua è tessuto? Credo di sì, ok. Credo che dovrebbe essere questo qui il tessuto. Anche un letto? Bene, perfettissimo, ottimo. Allora, aspetta, butta sta roba. Sì, perfetto. Allora, ricevi il contratto nel computer? Ancora no. Mentre per Urama, scusate, abbiamo bisogno di ferro, olio e armadietto in metallo. Armadietto in metallo, vediamo un po' dove andiamo a prenderlo, questo armadietto in metallo. Allora, questa qua utilizza l'esplosivo per distruggere. Secondo me, sapete che cosa, ragazzi? Non c'è nemmeno tanto di bisogno dell'esplosivo, perché qui basta far così. Beh, giustamente, ognuno si adatta. Allora, basta togliere questo. Tagliare naturalmente intorno alla porta. E due, perfetto, e se ne viene il telaio. Però c'è sempre il problema della porta, mi scusi. Forse evidentemente no. Aspetta, che cos'è che... Ah, ok, voleva recuperare quello. Forse non c'è bisogno, ragazzi. Ok, in questo modo abbiamo conservato l'esplosivo. A parte il fatto che io comunque non ce n'ho l'esplosivo. Allora, questo qua cambia strumento per chiamare Gru. Allora, qui sicuramente con la Gru già si potrebbe arrivare. Quello lì invece lo possiamo recuperare? Credo di sì. Che è sta roba a terra? Ah, non lo so. Non chiedetemi a me, ragazzi, perché non lo so. Abbiamo tolto corrente? Evidentemente, forse sì. Allora, di qua... Sicuro non ce la faccio a lanciare, quindi vado di qua. Allora, armadietti in metallo fatto, olio. Ce la facciamo adesso qua a chiamare? Sì, perfettissimo, ottimo. Quindi ce l'abbiamo fatta. Scendi dall'elemento sollevabile, ma non sono sull'elemento però, mi scusi. Lasci fare. È tutto a posto. Ah, ok, eccola qua l'altra strada per poter arrivare su. Stava Dio, perché non la riesco a trovare? Intanto questa sta qui. Nel frattempo che lì lavora, stiamo a posto. Allora, sgancia questo a posto, in modo che mi vada a recuperare questo. Altra spazzatura. Guarda qua, ammazza che figata, occhio. No, aspetta. Congratulazioni, hai trovato il T-Rex. E raccogli, va, gioco salvato con successo, ottimo così. Allora, risorse, 48 kg su 50 riguardante l'olio. Allora, butta giù. Questo qui invece è tagliabile con questo, sì, perfetto. Ok. No, aspetta, quella lì è la ringhiera. Ottimo. Aspetta, recupera, recupera. E butta tutto. Ok, scendi qui piano. Allora, di qua c'è ancora un po' di roba, quindi butta via.
Salta qui, ole. Però io comunque altro olio, non so proprio dove andare a recuperarlo, altro olio. Allora, plancia di comando e serbatoio di gas, bersaglio per freccette. E allora evidentemente mi sa tanto che ci dobbiamo fare un giro per la nave, o meglio per il relitto della nave. E vabbè, però comunque questa qua, ragazzi, bisogna comunque sia smantellarla tutta. Mo non stiamo qui a perdere tempo. Perché comunque questa qui va smantellata tutta. Allora, ferro 120 kg. Olio 48. Però, come detto, ragazzi, non riesco a trovare altro olio. Forse evidentemente sarà da qualche parte. Aspetta. Cavolo, là c'è. Eccolo qua, perfetto, ok. Che dite, ce la facciamo di qua? No, non ce la facciamo. Aspetta, Ocio, piano, ole. Abbiamo recuperato pure bersaglio per le freccette al tipo. Ora scendi di sotto, vediamo un po' qua. Recupera. Allora, qua non c'è niente. Occhio, no, e niente. Vabbè, comunque, lascia fare, va. E niente ragazzi, questa qui la dobbiamo iniziare a smantellare tutta perché bisogna fare i big money. Dunque, allora vediamo un po', iniziamo a tagliare un po' di roba ragazzi, in modo che comunque mi porto avanti con tutto il lavoro. Allora, cambia strumento per chiamare la gru. Allora, la gru la possiamo pure, tanto comunque no, non la possiamo chiamare perché di qua non ha spazio. Per chiamare la gru, oppure sì? Vediamo un po'. No, non ce la fa perché. Infatti, c'è questo qui che rompe i maroni. Quindi, aspetta, mi sa che quello lì dovrebbe essere altro olio. Come ci si arriva, molla? Boh, vattene a pesca. Allora, qui bisogna far cascare tutto, oppure non lo so. Dunque, allora, aspettate, le scale che avevo trovato prima sono da qualche parte di qua. E infatti sono lì. Allora, aspetta, va. Usa, sali, oppela piano. Salta qua, salta qui. Perfetto, bravissimo. Dunque, allora, dov'è che erano le altre cose da recuperare? Vatte la pesca, aspetta. Olè. Ottimo, allora estintore, altra roba, perfetto, questo e altro, credo altro olio. Beh, occhio, credo di sì, non lo so, ora vediamo, lancia, vediamo un po'. Perfetto, cherosene fatto, tessuto fatto, no, non era quello l'olio. Assolutamente no, però qua c'è una porta. Forse evidentemente sarà, aspetta. Ma no, ma non credo che sia. No, infatti è vuoto qua, ma pensate. Oh, veramente una cavolo. Aspetta, là sopra. Ma voglio vedere come ci arrivo io là, eh. Con sta ceppa ci arrivo. Vabbè, comunque va, taglia qua, va. Recupera, perfetto. Dunque, allora di là ci possiamo arrivare di là. Però aspettate. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Questa qua è una sfida tra me e il mega relittone. Ok, cavolo, per poco, lascia fare, è tutto come ci pensi, voilà, ottimo così, è a posto. Allora, dov'è quella cosa là da smantellare? Aspetta, no, che cavolo, qua pure non c'è niente, bene. Dov'era quella cosa là da tagliare? Mannaccia la miseria, mannaccia la miseria. Allora, c'era quella cavolo di cosa da. Ah, aspetta, è qua sotto, eccola qui. Piano, ole. Dunque, allora, questo qui per distruggere credo che vada tagliato con questo. Sì, ok. E questo qua anche, sì. Ah, per rompere. Ah, ok, ottimo, ottimo, perfetto. Ce la facciamo di qua? No, mi sembra di no. Comunque, facciamo il giro largo. A posto. Allora, acciaio alto legato. Acciaio alto legato sicuramente saranno le parti della nave.
Come minimo, come minimo. Allora, io direi ai ragazzi di iniziare a smantellare una cosuccia per volta, che comunque avete visto che c'è veramente tanto da smantellare qua, eh. Allora, inizio a far cadere questo. Vabbè, qua sotto qua lascia fare perché non è un problema. Ok, quello là casca pure così, bene. Ok, ottimo. Fatto pure questo qui. Accetta tutto. Ah, ok, allora buttiamo tutto qui, vediamo un po'. Allora, tessuto, ferro, olio, mannaccia la miseria, ma dov'è che si potrebbe trovare quest'olio? Non lo so, ragazzi, dove si può trovare quest'olio. Non lo so. Allora, vediamo un po'. Aspetta, getta via tutto. Olè, a posto. Allora, acciaio 8 legato 44 kg. Allora, acciaio 8 legato, prima eravamo a 44, adesso siamo a 54. Quindi buono così, ragazzi. Quindi vuol dire che l'acciaio legato alto dovrebbe essere la trave qui. Quindi vediamo un po' se la mia ipotesi è giusta. Vediamo un po'. No, ok, quindi niente da fare, la mia ipotesi era sbagliatissima. Bene. Dunque, allora cerchiamo di andare su. Prima facciamo su e poi andiamo giù. Eh sì. Aspetta, tacchete. Ale. Allora, ragazzi, allora io direi che per questo nuovo episodio della serie di Ship Graveyard Simulator 2 è tutto. Mi raccomando, ragazzi, voi come sempre like e condividete, mi raccomando, cosa molto importante. E naturalmente anche iscrivetevi, attivate la campanellina. Mi raccomando, ragazzi, anche questa cosa qui è molto molto importante. Fatemi sapere qui sotto qui nei commenti se volete qualche altro episodio di questo titolo. E niente, dai, noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi!